Appassionati di calcio, buon pomeriggio dalla Franco Scoglio di Messina, da Francesco Costanzo. È la penultima giornata del campionato di Serie D, girone in campo Messina contro il Marina di Ragusa, con la formazione bianco-oscurata che cerca il pass per la promozione in Serie C. A 180 minuti dalla fine deve battere il Marina di Ragusa per vedere molto vicino il traguardo. Non ci sta la formazione Iblea, che nonostante i problemi Covid è qui presente in terra messinese per giocarsi le ultime chance di salvezza. Formazioni: Maria di Ragusa in campo con Pellegrino, Di Bari e Cervillera, Basualdo, Puglisi, Monteleone, Mauro, Brunetti, Sorriso, Manfreca, Daldi e Baldè. In panchina troviamo Alvani, Puggia, Bellomo, Castellino, Lavardera, Capitano e Mistretta. Allenatore il signor Salvatore Utro. Messina in campo con Caruso, Cascione, Gioffre, Sabatino, Aliperta, Foggia, Bollino, Lomasto, Cunzi, Lavrendi, Cretella. In panca siedono Lai, Arcidiacono, Cristiani, Manfrellotti, Crisci, Mazzone, Oggiano, Boscovic e Polichetti. Allenatore Raffaele Novelli. Dirigerà l'incontro il signor Burlando di Genova, assistente numero 1 Gibin di Chioggia, assistente numero 2 Nechita di Lecco. Inizia intanto il match col primo possesso Ibleo. Sergio Sabatino, l'apertura intelligente di Cascione ancora per Mauro Bollino, il traversone interessante, Foggia di testa, la palla al lato, primo squillo del match al terzo minuto e 30 secondi. Copre e intercetta il pallone Lomasto, la ventagliata su Mauro Bollino, posizione centrale è buona per Mauro Bollino, al limite la conclusione e c'è il gol, il vantaggio del Messina al minuto 11 di questo primo tempo. Mauro Bollino su grande apertura sul filo dell'offside, centralmente al limite dell'area di rigore, trova l'angolino lontano a battere Pellegrino, palo rete, sfera in fondo a sacco, Messina 1 Marina di Ragusa 0. All'undicesimo la rete di Mauro Bollino. La finta di obbligare l'avversario, ancora la sterzata, va Cunzi, il traversone, Foggia di testa, la palla resta lì e c'è calcio d'angolo, si salva il Marina di Ragusa. Messina vicinissimo al raddoppio. Calcio di punizione per la formazione bianco-oscurata, 22esimo minuto di gioco. Va Aliperta, la conclusione, respinge Pellegrino sulla ribattuta, la porta vuota, la rovesciata vincente del bomber Ciro Foggia, 2-0 per il Messina che va sul doppio vantaggio al 22esimo con Ciro Foggia, 20esimo gol in stagione. Messina 2 Marina di Ragusa 0. Al 22esimo Ciro Foggia. Attacco della Marina con Baldè, la conclusione, si devia in angolo, corner dalla destra, palla centrale, quindi la possibilità per il calcio da parte di Puglisi, palla che sta viva e solo il gol, 1-2, ma c'è fuori gioco, pescato in offside il calciatore del Marina di Ragusa che aveva messo la palla dentro. Cunzi, l'apertura per Ciro Foggia, il controllo in area di rigore, l'opposizione da parte di Pellegrino. Attenzione, Baldè al limite, il tracciante, la palla respinta da Caruso. Calcio d'angolo, Bollino, palla insidiosa, deve smanacciare con la manona Pellegrino. Un tocco su Giovanni Lavrendi,
lo scambio con Kunzi al limite, l'appoggio per Aliperta, il tracciante con i piedi, si salva Pellegrino e poi sulla ribattuta Foggia spedisce fuori l'attacco della Maria della Cusa con Manfre che cerca di andare alla conclusione, l'opposizione ancora di Caruso, l'appoggio su Basualdo, conclusione al lato, finisce il primo tempo, Messina 2, Marina della Cusa 0, all'undicesimo Bollino, al 22esimo Foggia, in questa gara della 33esima giornata del campionato di Serie D Girone I. Bollino, il suggerimento per Cozzi, la girata! Era tutto buono con Sfera che termina di poco fuori dallo specchio della porta. L'apertura su Bollino, posizione regolare ancora al limite, va Mauro, le serie di finte, l'appoggio, lo scambio con Kunz, un impalo, favorisce Foggia in aria, si divora il gol del 3-0, Ciro Foggia a due passi dall'estremo Pellegrino, Foggia per Bollino, in aria di gol è solo Bollino, alza sopra la traversa, ancora una chance buttata alle ortiche dal Messina, mai nei capelli. Per Mauro Bollino, allinea i propri compagni, anche Boscovic si sta riscaldando, palla per Arcidiacono, che ruba il tempo ad avversari, la porta è vuota, Arcidiacono, biccio, Arcidiacono, 3-0 per il Messina, terzo gol per la formazione bianco-scudata, lancio dalle retrovie per Arcidiacono che riesce ad eludere l'opposizione di Pellegrino e a beffarlo e a mettere il pallone in fondo al sacco per il 3-0 del Messina sul Marina della Cusa al 18esimo, mette punto esclamativo alla contesa. E arriva in questo momento il triplice fischio arbitrale e game over al Franco Scoglio. Il Messina batte il Marina della Cusa per 3-0 nel primo tempo, all'undicesimo Bollino e al 22esimo Foggia, la terza marcatura nella ripresa con la rete di Biccio Arcidiacono.